Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Il mukbang di oggi, come avete letto dal titolo, sarà principalmente con le domande che mi avete fatto riguardo alla casa, documenti, cose un po' più specifiche che avevo promesso nello scorso mukbang appunto. Oggi ci cibiamo di questo pollo qua. Tra l'altro guardate che carina la confezione con la piccola tigre. Visto che oggi qua c'è l'allerta tifone, ho preferito non ordinare col delivery per non incrementare, diciamo, il pericolo di possibili incidenti, cose. Sapete, i ragazzi comunque delle consegne usano qua molto spesso i motorini. Sappiamo già qual è il pericolo. Mi sono armata di ombrello, ho fatto una corsa e sono andata in questo posto appunto, che è letteralmente davanti casa, e ho preso il pollo, quello classico, diciamo che è il loro signature. Allora, con questa box ci mangiano tipo 3 persone. Poi che cosa abbiamo qua? Una salsa, credo, con i cetriolini, una cosa del genere. Il mio pickle radish. E qua ci sono 2 salse. Una è la sweet corn mayo e l'altra è la hot CC sauce. Non è la prima volta che provo questo pollo, so già com'è. Grazie sempre al buon JK per il suggerimento, perché penso sia diventato super virale dopo che lui l'ha fatto vedere che se la mangiava in una live. Devo trovare una postazione bella per fare sti mukbang, perché so che la cosa principale in teoria è che si debba vedere il cibo, e invece noi siamo strani. Allora, maionese al corn senz'altro particolare, non male però, secondo me quello il pollo è buono. E questa invece dovrebbe essere quella piccante, sembra quella dei nachos. Ecco le nostre salse, la salsa piccante prima, c'è un taste test. Avete sentito quanto è crispy, sì? Proviamo la salsetta, questa, e poi cominciamo con le domande. Questa è un po' so and so, maionese con il corn. Comunque, detto ciò, allora, questa volta, se io lo ripeto in tutti i mukbang, ho ricevuto un sacco di domande, scusate se non risponderò a tutte, questa volta devo tipo moltiplicare per, non lo so, 10, quello che dico di solito, perché proprio ho fatto 850 milioni di screen per riuscire a prendere tutte le domande. È un argomento che vi interessa particolarmente, quindi vedrò magari di parlarne anche prossimamente e incrementare un pochino così la quantità di risposte. Prima domanda: quali sono i requisiti per prendere casa in Corea? Io credo tu ti riferisca a prendere casa in affitto, ovviamente. Vi lascio scritta la terminologia delle diverse tipologie di affitto che ci sono qua in Corea, fino ad arrivare poi all'acquisto completo di una casa, che praticamente neanche i coreani stessi fanno. Non so se lo sapete, i coreani vanno a vivere da soli generalmente dopo essersi sposati, quindi comunque hanno sempre un'età abbastanza alta, e è molto frequente cambiare più di una casa, quindi di solito stanno quasi sempre in affitto. È rarissimo trovare qualcuno che compri una casa. Però i requisiti per noi stranieri, parlando per noi stranieri, che dobbiamo avere come minimo la visa, e quindi poi di conseguenza avere l'ID card, alienation card, come lo vogliate chiamare, quindi l'ID coreano, e un deposito sostanzialmente. I depositi qua in Corea vanno lasciati come garanzia al proprietario di casa, e in base a quanto avete di deposito poi si va a istituire anche quello che è il prezzo dell'affitto effettivo. Intanto, prima di parlare del soldi, qua un altro bolletto. L'ha bevuta. Vi faccio il mio esempio. Io ad esempio ho messo 10 milioni di won di deposito, che quindi sono all'incirca 7.000 poco più euro, che quindi sono dei soldi che il proprietario di casa in questo momento tiene da parte, sono tutti scritti, firmati, insomma non è che li date così tanto per. E una volta che il contratto d'affitto viene recesso, quindi finisce, poi questi soldi vi vengono restituiti. Se avete ovviamente la possibilità, vi consiglio di mettere un deposito più alto in modo da pagare meno d'affitto e quindi perdere, tra virgolette, meno soldi. Mettendo un deposito più alto come ho fatto io, che poi non è neanche alto, cioè proprio la base, quello che ho messo io in teoria, si riesce ad avere appunto un affitto un pochino più basso, soprattutto nuove come è casa mia. Riuscite appunto a prendere una casa carina con tante stanze e non il classico stanza e mezza che trovate magari a Seul, un po' più centro, anche se come vi ho sempre detto non c'è una Seul centro. Quindi questi sono principalmente i requisiti. Tra l'altro io ho fatto tutto da sola con la mia agente immobiliare. Nel video dove vi spiego appunto le cose della casa ho lasciato anche il suo contatto, perché lei appunto parla inglese benissimo e quindi non avete problemi, insomma, di nessun tipo. Quanto pago d'affitto invece è un'altra delle domande che comunque ho già risposto nel video appunto della casa, dove vi spiego eccetera eccetera.
Sono giganti questi pezzi di pollo. Io pago esattamente 1.100.000 di affitto base, ovviamente senza le utenze e le spese insomma del palazzo, che attualmente sono 761 euro. Il gas è bassissimo, pago tipo 5 euro al mese. Acqua e luce all'incirca una trentina di euro, il mantenimento del palazzo eccetera, sono all'incirca 45.000 won, quindi anche lì 30 euro. Questo per la casa, poi ovviamente ci sono le spese tipo internet, scheda telefonica, insomma lo sapete meglio di me. Altra domanda, questa che ce la fate in continuazione, sia a me sia a Ross, penso arriverà, non dico tanto, ma 5-6 volte al giorno sicuro. Intanto in rappresentanza di Rosalba abbiamo qua il signor Gucci. Pensi di restare a vivere in Corea? Tan tan tan. A vita, ragazzi, purtroppo non c'è niente di sicuro a vita. Quindi questa domanda è un po'... Nella vita non si sa mai niente. Attualmente ci troviamo bene a stare qua. Ora finalmente ci siamo sistemate, stiamo tranquille, ci stiamo, diciamo, costruendo la nostra rete di amicizie, contatti eccetera. È un'esperienza che se poi andrà a durare 1, 2, 8, 10 anni, io alzo le mani e qui attualmente non vi posso dare una risposta. Quindi godiamoci il tempo che abbiamo e poi scopriremo quello che succederà. Letteralmente non sappiamo cosa faremo domani. Pensate, da qui a anni, mesi, la durata del mio visto, e lo sto leggendo adesso dalla mia alienation card, è fino al 25 maggio del 2024. Quindi dopo quella data intanto vi saprò dare una risposta per almeno l'anno poi a venire. Altra domanda interessante: come sono i vicini di casa, si lamentano? Allora, uscirà un video, credo sempre questa settimana, dove vedrete una cosa che mi è successa con il mio vicino di casa, diciamo non proprio piacevolissima. Ed è stato tipo il primo approccio che io abbia mai avuto con uno dei miei vicini, perché so chi sono, non li ho mai salutati. Qui non ti salutano mai, neanche se state in ascensore, cioè non è che vi fate tipo hi, agnaseo, quello che vi pare. Guardate che crosticciona gigante. Quindi ecco, a parte questo episodio che mi è successo, ma che poi vi ho già raccontato, o se mi seguite su Instagram già lo sapete, io non ho mai avuto nessun tipo di problema con i miei vicini. Abbiamo anzi un gruppo cacao con tutti i residenti. Quando c'è da fare qualche complaint, quindi qualche lamentela, diciamo, viene sempre scritta lì. C'è anche l'applicazione dove si tengono conto di tutte le bollette. Letteralmente io posso vedere chi ha pagato e chi non ha ancora pagato le bollette, per dirvi. E io sono in una casa che è nuova, perché è stata costruita tipo l'anno scorso. È rarissimo che io senta dei rumori, è tutto molto molto insonorizzato, e all'ingresso ho anche un pannello che, se chiuso, mi insonora proprio anche la zona porta, che è quella dove tra virgolette si sentono un po' più di rumori esterni, perché ovviamente la porta dà sul corridoio generale dove la gente mette il pin, apre la porta, chiude la porta, pacchetti, consegne eccetera. Però in linea generale sono tutti molto 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 carini, educati, silenziosi. Dall'altro canto, appunto, tipo, vi prendo l'esempio di Rosalba. Lei ha avuto molti problemi con i vicini, primo per una questione di razzismo che purtroppo mi duole dirlo, ma ragazzi, esiste. Personalmente non ho mai avuto mai un episodio, uno in tutto questo tempo che ho vissuto in Corea, di nessun tipo, ma questo magari ve ne parlerò anche in un altro video. Però tipo a Rosalba è una cosa che le stanno facendo un po' di problemi. Però lei è in una casa anche vecchia, i rumori sono anche differenti, cioè li percepiscono in maniera differente. E comunque la maggior parte del tempo sono a casa. Il mio vicino, ho scoperto che lavora da casa, quindi è sempre a casa anche lui, mai sentito mai un suono, quindi è sempre molto soggettivo. Questa è un'altra domanda secondo me interessante, anche se è una cosa che devo ancora vivermi, non mi è arrivato nulla sotto questo campo. Cioè tutta la parte della questione medico-sanitaria. Infatti mi viene chiesto: medico di base come funziona? Allora, da quello che so, perché poi ho dovuto chiedere, perché ripeto, primo non ho mai avuto bisogno per fortuna, secondo, l'assicurazione sanitaria qua si paga privatamente in base a quanto fatturate mensilmente, quindi può essere un mese la pagate di più, un mese la pagate di meno. A me deve ancora arrivare, perché arriva dopo un certo tot che vivete in Corea, insomma in pianta stabile ovviamente. Se venite come turisti e state i 3 mesi che si può stare col visto turistico, non vi arriverà, ovviamente dovrete farla poi a parte, quindi si parla per chi vive qua. Vi arriva poi a casa e va pagata come una bolletta normale. Non ci sono medici di base, semplicemente quando si ha bisogno si va in una struttura, in un ospedale, quello che sia, che comunque qua sono molto frequenti. Non ci sono solo magari grandi ospedali, ma ci sono tanti piccoli ospedali, tipo appunto io sotto casa mia ce n'ho uno e fai tipo 500 metri e ce n'è un altro, quindi sono distribuiti molto molto bene. Semplicemente si va lì e gli si
spiega quello che si deve fare. E quindi insomma è tutto per via privata. Qui è molto particolare perché il 90% delle volte che vai dal medico sicuro esci fuori che qualcosa c'hai, pure se non c'è niente. Poi io di base sono molto restia con la questione medici, soprattutto la questione prendere medicine, perché sarà che anche mia madre mi ha sempre cresciuta in questo modo, cioè noi prendiamo medicine proprio se stiamo tipo malissimo morenti, altrimenti masochista fino al midollo, lascio passare e insomma tanto se è una cosa che può passare normale, passa normale per fortuna, ecco, non ho mai avuto bisogno di grandi medicine che dici oddio la devi prendere. Quindi di base sarei molto spaventata ad andare in un medico qua, perché sono sicura che esci fuori con una lista di medicine tante, che poi vi dividono tutte in bustine. Seguite le storie di Marco Soul Mafia, sicuramente l'avete viste, perché lui sta sempre sotto qualcosa. E poi qui si usa tantissimo anche la medicina olistica, che è tutta quella parte delle erbe, tutte quelle cose cinesi e bla 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 blu, soprattutto anche sotto al piano dimagrante. Quindi è molto differente, veramente molto differente, però esperienze dirette non vi posso dire. Altra domanda, intanto vado con un altro bolletto. Sentite quanto è crunchy? Come funziona lì con le tasse e per il lavoro da influencer? Come sapete appunto io lavoro come, chiamiamolo influencer, content creator, come vogliate, e sono con l'agenzia di Will che mi ha permesso come sponsor, diciamo, di avere il visto. Quindi partendo da questo presupposto, lui è il mio datore di lavoro, quindi tutti i lavori passano prima tramite lui, quindi i pagamenti avvengono tramite l'agenzia e poi l'agenzia paga me tipo stipendio mensile. Quindi tutta la parte della fatturazione se ne occupa lui. Qua è differente perché se da noi poi a un certo punto chi ha partita IVA deve fare appunto l'F24, quindi pagare le tasse, qua noi con l'agenzia ad esempio la tassa ci viene già detratta una volta che arriva il pagamento, quindi quando noi riceviamo i soldi sono nostri puliti e ci teniamo quelli. Tutta la parte appunto tassazione poi se ne occupa direttamente l'agenzia, e a ogni fine anno insieme poi all'avvocato si fa una stima insomma di quello che si è ricevuto, e a volte c'è anche una sorta di rimborso spese, e quindi può essere anche che ti rientri qualcosa. Se poi andate a lavorare come impiegato, io lì alzo le mani perché non so, so soltanto che è molto raro che vengano assunti gli stranieri, a meno che non si parli coreano almeno un livello 2-3, quindi già quella questione è un pochino differente. Questa domanda mi ha fatto troppo ridere, vi giuro, quindi la metterò in questo video anche se non c'entra più di tanto, però vabbè, fatevi una risata, pausa risata. Proverai mai Tinder in Corea? Farai un vlog? Allora, vabbè, il vlog no. Ci avevo pensato, quando c'era Alessia le avevo detto carichiamocela e cominciamo a parlare un po' con lei e facciamo i video, vediamo le risposte, perché sicuramente è una cosa particolare e interessante. Alla fine ovviamente mi pare l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto, però avevo la curiosità di farlo. Purtroppo non è proprio cosa mia, nel senso, già di base qua i ragazzi coreani, allora i ragazzi sono particolari sempre in tutte le parti del mondo, sono strani e va bene, ma qui non so, hanno qualcosa che li rende ancora un pelino più speciali, un po' più particolari, diciamo così, per non usare altri termini spregevoli. Quindi non oso immaginare su un'app del genere. Poi alzo le mani, ma le alzo proprio altissime, tipo così, perché so di persone che comunque hanno trovato l'amore, o se non l'amore, come lo vogliamo intendere, comunque un compagno, una persona, un ragazzo con cui stare. Ci sono sempre le eccezioni, come in tutti i casi. Attualmente non me la sento, passerei, skipperei questa parte, però sicuramente è interessante. Ci sono poi tantissime domande che mi avete fatto anche sugli standard di bellezza coreani, ma questo, ripeto, è un altro discorso che voglio fare a parte, perché sarebbe riduttivo poterne parlare pochi minuti, cioè mi servirebbe veramente un video apposito, soprattutto perché, come sapete, la parte beauty fa parte anche del mio lavoro e qua viene vista come, penso, una delle cose più importanti, quindi se ne parlerà, anche perché mi avete fatto tante domande anche per quanto riguarda il venire in Corea, vivere in Corea come una persona, diciamo, non normopeso, perché alla fine io mi posso senz'altro definire una ragazza curvy, quindi approfondiremo il discorso perché senz'altro è interessante. Vorrei anche poter invitare qualcuno e parlarne insieme a qualcuno, quindi staremo a vedere se magari riesco a fare il video con Marco, che ha vissuto qua più tempo, quindi
quindi ne saprà di storie. Altra domanda super super importante e super super utile, perché senza di quella qui in Corea, raga, non muovete un dito uno. Carta di credito coreana. Come in tutte le parti del mondo, ovviamente ci sono più di una banca. Intanto pezzetto di pollo. In realtà fare la carta di credito è una forse delle cose di cui dovete preoccuparvi di meno, perché è molto semplice, richiede forse al massimo una mezz'ora tranquillamente spiegato, perché la maggior parte delle volte, soprattutto nelle sedi magari in delle zone un pochino più grandi, tipo se andate verso Gangnam eccetera, sicuro parleranno inglese o ci sarà almeno una persona che parla inglese, quindi vi saprà spiegare tutti i passaggi, non vi dovete impanicare. La cosa più difficile che dovete fare come stranieri in Corea è la parte del visto, quindi quando andate all'immigration office, lì come vi ho spiegato vi prenderanno gli attacchi di panico anche se non ne soffrite purtroppo, per questo andate tranquilli. Io ho fatto la carta con Anabank. Anabank è una di quelle che sicuramente vedrete più spesso, diciamo tra le tipo 4-5 principali, perché appunto Will mi ha portato lì, perché è anche la sua banca di fiducia, quindi io sono andata con lui che mi ha aiutata, perché lui doveva inserire poi tutti i dati per quanto riguarda appunto l'agenzia eccetera eccetera. Quindi questa è la mia carta. Io ad esempio ho Mastercard, ma tipo Rosalba ha Visa, quindi può cambiare, insomma dipende, e a seconda dello sponsor poi avete anche il disegnino. La mia ovviamente è scura, bellissima, l'adoro, c'è il nome, il chip, insomma eccetera, e dietro tutti i vari dati che per ovvi motivi adesso non vi giro, ma fidatevi, è una carta normale. E ripeto, in realtà è semplicissima da fare, dovete portare o il passaporto o appunto l'alienation card per poterla fare. Io ho abilitato anche la funzione per poterla utilizzare come tipo una T-Money, quindi per prendere i mezzi pubblici, e mensilmente vi arriva appunto il messaggino tramite le varie app che dovete collegare, che vi dice quanto avete speso in un mese, ecco. Altra cosa importante, avere il numero coreano, quindi fare un contratto, perché molto spesso vi chiederanno di poter collegare il nome sulla carta al nome sul numero di telefono come conferma. Anche in quel caso in realtà è semplicissimo da fare, ci sono tantissimi punti, quindi non vi impanicate, insomma, anche per quello. Sicuramente i prezzi sono più alti rispetto ai nostri per quanto riguarda i contratti dei piani tariffari del telefono, perché magari noi abbiamo tipo Iliad 6 euro al mese, illimitato eccetera. Qua piano base, tipo quello che ho fatto io, che è sempre tutto illimitato, ok ok, io ad esempio pago 38.000 won, che sono 26 euro al mese. Comunque, tornando alla questione appunto carta di credito, è veramente semplice. Ultima domanda che è un po' sfiziosa, insieme ci mangiamo l'ultimo pezzo di pollo, poi farei vedere, è rimasto tipo tutto, dovrei chiamare qualcuno. Lo lascio tipo al vicino, lo ringrazio per lo scherzetto dell'altro giorno. Questa ragazza mi chiede: è vero che lì le macchine sono al 99% nere? Piccola curiosità. No, hai sbagliato, sono al 99% bianche. Infatti sarà super super raro trovare delle macchine di altri colori, sono nel bianco, quindi non nere ma bianche. Detto ciò ragazzi, questo era tutto, spero di avervi fatto scoprire qualcosa in più su questo meraviglioso paese, che ha comunque i suoi lati negativi, lo ripeto sempre, ma anche tante cose belle, quindi spero appunto di aver risposto un po' delle vostre curiosità, di avervi tenuto compagnia soprattutto. Prossimamente altro mukbang, se avete qualche suggerimento su cosa mangiare per il prossimo fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!